Buongiorno, oggi vi saluto da Bologna, dove la bicicletta è diffusissima. Dunque, notiziona, Dagnoni ha parlato. Chi è Dagnoni? È il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, che è incalzato ormai quasi da tutti, rimasto l'unico a rimanere in silenzio, ha rilasciato le dichiarazioni in un'intervista al giornale La Presse. Come potete sentire dal mio sospiro, ha perso un'ottima occasione per continuare a stare zitto, perché se quelle dovevano essere le sue dichiarazioni in merito alle gravissime parole di Feltri. Caro Dagnoni, abbiamo detto mille volte, qualsiasi tipo di corsia, pista, per biciclette o monopattini è pericolosa, sempre in funzione all'uso che facciamo dell'automobile, mai di per sé. Qualche giorno fa sono stato a Corso Buenos Aires, riguardiamo queste piste della morte. Ovviamente mi trovo anche io a Corso Buenos Aires, quella che è stata uno dei primi interventi di riqualificazione dello spazio a Milano, questa corsia ciclabile che è diventata famosissima. Croce e delizia, ecco, guardate che brutte persone. La corsia è stata ristretta per l'automobile, non c'è più la possibilità della sosta abusiva, anche se viene comunque praticata, ma in forma molto minore rispetto a prima. La direttrice principale, che riserva lo spazio in modo democratico alle persone nel momento in cui si spostano a piedi, nel momento in cui si spostano in automobile o nel momento invece in cui usano una ciclabile o nel momento in cui sono un'automobile. Quando lasci la direttrice principale, entri nei quartieri dove le persone vivono, trovi subito una differente pavimentazione, un dosso che ti dà subito l'impressione di salire di entrare in un posto dove tu nell'automobile sei l'ospite. È un lavoro veramente ben fatto, al di là di tutte le critiche che si porta dietro, soprattutto da parte di quelli che non sono abituati al cambiamento. Questi due minuti in cui abbiamo parlato c'è stato un transito continuo di persone, non sono radical chic che hanno tempo da perdere. Come vedete c'è chi va a fare la spesa anche e si riporta le buste dell'Esselunga a casa. Eccolo qua il marazzone, c'è sempre. Ora mi dite che cosa c'è di così assurdo in questa corsia di Corso Buenos Aires, eh? Tra l'altro è anche ben fatta. Pertanto, per favore, facciamola finita, o perlomeno, se vogliamo delle ciclabili migliori, non screditiamo quelle che ci sono, ma chiediamo un ampliamento, un miglioramento. Screditandole non facciamo nient'altro che offrire l'assist a chi della salute e della sicurezza delle persone in bicicletta non gliene sbatte un emerito cavolo, come al signor Feltri. E caro Dagnoni, oggi hai dimostrato con le tue dichiarazioni che la fede del ciclismo sta alla sicurezza in strada, alla sicurezza delle persone in bicicletta, come un orso polare sta alle Maldive. Guarda che non c'è solo il casco. Scusate, mi sono un attimo lasciato andare perché io non li sopporto più. Che imbarazzo. Ma non ci possiamo avere una federazione belga, un presidente olandese invece di sti. Ai miei amici sportivi, a tutti gli iscritti all'SD, a tutti gli affiliati alla federazione, ogni volta che mettono a repentaglio la vostra vita con un'automobile, ogni volta che venite sverniciati, ricordatevi, non ce l'hanno con voi, ce l'hanno con Corso Buenos Aires.